Mi potrei definire un fossile della Gesci, per tanta storia vissuta, tanti clan, tanti gruppi che ho seguito e ultimamente anche, nonostante non sia campano, assistente regionale della Campania. Ma l'occasione più bella che ho vissuto in questi anni è attraverso i campi scuola, incontrare molti capi e in genere trovare in ciascuno un motivo che per me è veramente di sorpresa, ma chi ve lo fa fare a fare i capi? Ma sapete dare del tempo, sapete dedicare tante energie alla formazione, all'educazione dei più giovani. Ecco, questo è già un atto di coraggio. Nel fare educazione, lo sapete come me, che noi seminiamo, molte volte i risultati si avvertono e si possono misurare solo dopo anni. Ecco, intanto credo che il modo di sentire il coraggio oggi sia diverso da quello delle passate generazioni. Oggi bisogna forse avere il coraggio della precarietà, bisogna avere il coraggio di non avere certezze. Questo rafforza lo spirito di novità ed è proprio del nostro cammino scout cercare la novità. Quello che ho vissuto fino a ieri non mi basta più. Non abbiamo delle esperienze da ripetere, ma tutto da inventare. Ecco, il coraggio di inventare fa parte anche un po' della nostra vocazione cristiana. Quando Gesù si trova con la sinagoga di Nazareth e dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, sono venuto e mi ispira per una buona notizia. Buona notizia vuol dire una buona novità, qualcosa di nuovo da inventare. E allora avere il coraggio di inventare, il coraggio di scoprire nella propria esperienza di vita quello che è nuovo, quello che è individuale, quello che è originale, che è proprio mio, è proprio tuo. Avere il coraggio di lavorare insieme, avere il coraggio di rinunciare certe volte al proprio punto di vista per ascoltare, per farsi partecipi di un progetto unitario che possa a lungo andare poi, ecco, diventare qualcosa di nuovo, di determinante. Ciascuno di noi ha nel suo DNA, no? Nella sua espressione più profonda, questo bisogno di inventare. L'educazione è inventare. L'educazione è riuscire a cogliere negli altri quel seme che deve crescere, che deve diventare pianta, che deve portare frutto. E questo è possibile. È possibile perché siamo fatti per questo. Non siamo persone che devono ripetere degli standard, devono ripetere delle esperienze. Ecco. Forse oggi il coraggio è proprio nel capire che quello che ho vissuto ieri non può più andare. Questo piace ai giovani. Quando io sento dei docenti di scuola oppure dei capi che lamentano che qualche ragazzo dice: mi scoccio, sono stufo, non mi va. Molti abbandoni iniziano proprio da questa espressione. Ecco, io credo che uno si scoccia perché non ha trovato modo di affermarsi. E allora, pur di non fare la scivolata nel nulla, dice: mi scoccio, mi ritiro. Quando giocavo a pallacanestro e non riuscivo ad andare bene in una partita, mi ritiravo, per non fare la figuraccia di non fare i canestri. Oppure quando facevo la corsa campestre e non stavo fra i primi cinque, mi ritiravo per non arrivare col gruppone. Ecco, non era coraggio, era vigliaccheria, mi scoccio, mi sento male, ecco, mi ritiro. E molti dicono che i ragazzi sono indifferenti. Ecco, io sto scoprendo, anche per la vita che faccio nel quartiere Scampia, con dei ragazzi del Tribunale dei Minori, con i giovani che scopro abbiano già 19-20 anni, fatto delle rapine, abbiano partecipato anche a dei omicidi, non in prima persona, ma magari facendo il palo. Ecco, e scopro che l'indifferenza, cosiddetta indifferenza, nasconde qualcosa di invece importante. Il giovane forse oggi non vuole le differenze, si rifiuta di accettare quello che nella società molte volte noi viviamo, che
il meccanismo dell'esclusione, il meccanismo della differenza, il meccanismo della separazione. Ecco, credo che questo sia un cammino da provare. Ecco, avere il coraggio di abbattere le differenze, in questo sostenendo il desiderio dei giovani. Quanti di voi, facendo una route, alla fine scopriamo che la cosa che ha fatto più piacere ai nostri ragazzi è quello di stare insieme. Stare insieme vuol dire superare le differenze. E scopri che ci sono persone differenti. Scopri che non vuoi la differenza. Incontrare persone di cultura diversa, di colore diverso. Quante coppie oggi si formano fra ragazzi di tipo diverso. Uno torna da Barcellona per l'Erasmus e dice: mi sono messo insieme con una ragazza finlandese. Ah, che bello! Ma come fai? Ma noi fra un po' di inglese e un po' di napoletano riusciamo a parlare. Ecco, superare le differenze, avere il coraggio della novità. L'accoglienza è il gesto iniziale di dare il benvenuto, di dire puoi stare fra noi. All'accoglienza deve seguire l'accettazione di una eventuale diversità, di un limite, di una difficoltà di vedere in una persona che ci sono anche delle qualità diverse. Ecco. Lo scautismo deve forse oggi trovare all'interno di un metodo che è quello esperienziale, dei piedi, del servizio, dello stare insieme, nuove forme di strumenti, il coraggio di sperimentare nuovi strumenti, però non basandoci sulla piccola attività. L'attività serve, però non è l'attività che fa educazione. Dobbiamo sperimentare che le attività devono formare un'esperienza, devono cioè costruire nella persona uno stile, una coscienza formata in modo che proprio di fronte alla precarietà, alla discontinuità, all'insicurezza, io trovo in me stesso un'esperienza formata. Ecco, la differenza fra attività ed esperienza, quando noi facciamo un progetto educativo, quando noi facciamo un programma di RUT, quando facciamo un programma per il reparto, oppure prepariamo un percorso dei lupetti, ecco, questo mi sembra che oggi sia importante. Un capo che vive un'esperienza con i ragazzi e che non si limita a essere un animatore di attività. Essere animatore è una cosa, essere educatore è un'altra. Essere educatore vuol dire essere capaci di cogliere nel cuore dei nostri ragazzi anche quel piccolo seme che Baden-Powell ci indica essere poi possibile albero che cresce. Tutti i clan che vengono a Scampia a fare servizio fanno degli sforzi enormi per stare con i ragazzini che sono teppisti, sono molte volte sfrontati, ti provocano, no? Perché abituati a vivere in mezzo a degli adulti che sono veramente aggressivi, sono senza scrupoli, queste scolte riescono a dialogare con questi bambini, con questi ragazzi, al punto che quando se ne vanno, ecco, piangono i roder, piangono le scolte e questi bambini attaccati al collo e non vogliono staccarsi. Perché è successo questo? È perché ci hanno avuto il coraggio di andarli a prenderli magari nelle vele e le mamme ti chiedono alla fine: ma tornerai domani a prendere mio figlio? Ecco, questo significa che appunto bisogna credere che nel cuore ci sta sempre qualcosa di buono e si può. Ecco, e avere coraggio vuol dire ritenere che nulla è impossibile. Questo lo diceva Gesù a Pietro, quando Pietro diceva: ma è possibile lasciare tutto, è possibile perdonare? Cioè, no, nulla è impossibile. Ecco, nulla è impossibile al cuore di uno che ha lavorato sulle proprie passioni, sui propri desideri, per orientarli verso il meglio, no? Del nostro meglio, dicono i nostri lupacchiotti. Per troppo tempo ci è stato detto che fede vuol dire appartenere a un sistema, come può essere quello della Chiesa, oppure conoscere tutta la dottrina ed essere fedeli alla dottrina e non essere fuori del recinto, fuori dell'orto. Ecco, oggi
per fortuna, per grazia del Padre Eterno, noi sappiamo che il volto di Dio è il volto di uno che sorride, che non giudica, che non esclude, che vuole nel suo regno tutti uguali e tutti fratelli. E questo si riproduce nel nostro cuore. Se siamo simili a Lui, come Lui vuole che noi siamo simili a Lui, saremo simili a Lui anche nell'accogliere, nell'andare al di là del recinto, la porta aperta di cui parla Gesù. Si può entrare e si può uscire, nessuno ha diritto di dirti tu non ci stai o tu sei fuori del recinto. Per troppo tempo abbiamo usato queste armi pensando che questa minaccia potesse tenere vicine le persone. Assurdo. Quello che conta è che una persona senta nel proprio cuore questo progetto bellissimo della gioia piena. Ecco, Gesù al termine della parabola della vigna dice: perché voi possiate portare i frutti stando insieme a me e perché questi frutti rimangano e perché la vostra gioia sia piena. Ecco, sperimentare la gioia piena vuol dire avere fede. Sperimentare che c'è questo Signore, Spirito del Risorto nel nostro cuore, questo vuol dire fede. Fidarsi che è una promessa che si può realizzare. È come quando noi ci diciamo che ci si vuol bene, che si vuole lavorare insieme, ecco, ci si fida, perché abbiamo sperimentato qualche cosa che attraversa i nostri desideri più profondi. Questo vuol dire varcare la soglia del proprio io per diventare noi, delle proprie abitudini per avere un'esperienza più vasta, più grande. E io sono molto felice di vivere questo tempo, anche se è un tempo di crisi, anche se è un tempo difficile, perché abbiamo soprattutto una coscienza più matura di capire che cosa vale. E lo scautismo fra le associazioni educative è quella che ci dà più questo senso della coscienza. D'altra parte, l'obiettivo finale della formazione è quello di creare una coscienza libera, matura, responsabile. Responsabilità vuol dire conosco i miei limiti, conosco le mie energie e varco la soglia. Cioè varco la soglia del mio benessere per diventare qualche cosa che condivido con gli altri. Varco la soglia della mia cultura per scoprire che ci sono altre culture. Ecco, varco la soglia delle mie abitudini per cogliere negli altri una sorgente, una sorpresa, una curiosità. Ma io non credo che ci siano increduli, credo che ci siano delusi, credo che ci siano persone che si sono sentite buttate via, gente che giustamente molte volte ha una critica nei confronti della Chiesa, di noi preti, perché siamo sempre stati col dito puntato. Ecco, io mi rifaccio a quel gesto di Gesù che avvicina il lebbroso e porgendogli la mano non lo giudica, non lo esclude, ma lo accoglie. Ecco, credo che ciascuno di noi, se sente il desiderio di accogliere, se è capace di accettare, se è capace di condividere con gli altri, di fare spiritualità della strada, nel senso di non stare fermi, ma di andare, di cercare, di vivere, di sperimentare, io posso pure dire di non aver fede, però di fatto la pratico. E quando dei rover e delle scolte che magari alla soglia della partenza dicono ma io ho la scelta di fede, e io gli chiedo ma te che cosa hai fatto finora come scout? La cosa è la cosa che hai fatto più volentieri, far servizio, e allora sei cristiano, e allora sei già pieno dello spirito del Cristo risorto. Non ti preoccupare se sei giudicato male, ma cerca di andare avanti in questa strada del servizio e praticherai quello che lo Spirito del Signore ci chiede, di essere capaci di amare, capaci di perdonare, capaci di legare sempre nuovi legami con tutti. Perché la fede vuol dire soprattutto aver fiducia in una esperienza umana senza confini, senza differenze, senza esclusioni. La priorità è certamente che qualche capo venga fuori. Io mi ricordo a Follonica, e fondammo un gruppo scout, io ero solo con un cane. Nicola, che essendo un pastore scozzese, quando ho cominciato a tenere i bambini per fare il branco, faceva da cane di guardia dei bambini, e quando camminavano, guai se uno uscisse dalle righe. Nicola, il cane meraviglioso, un pastore scozzese che mi ha aiutato per i primi mesi. Poi è spuntato un giovane che voleva fare il servizio civile come obiettore di coscienza. Indovina, era un capo scout. Allora ho detto, beh, allora è fatta.
Poi, voi avete aperto il gruppo. Esatto. E poi, dato che era un bel ragazzo, si è portato dentro pure la sua ragazza. E allora è andata bene, perché ha imparato questa ragazza a essere scout con lui. Insomma, si può fare. Ecco, io credo che c'è una fase di sperimentazione che noi dobbiamo provare, specialmente quando ci troviamo in zone con difficoltà. Per esempio, l'uniforme, calzoni jeans, e magari, ecco, quando la mamma doveva comprare un maglioncino, dice, ma prendilo blu, che così possiamo, capito? Oppure dice, ma devo comprarmi una camicetta, una maglietta, ma prendi l'azzurra, ecco. Si può fare, le rigidità sono contrarie a un percorso educativo. La rigorosità però no, la rigorosità vuol dire che anche se siamo in pochi capi, un buon progetto educativo l'ha fatto. Io credo che in ciascun gruppo c'è qualche persona più devota e allora sarebbe utile che questa persona più devota, che può essere una mamma o un papà o uno zio, qualcuno che sia nella cerchia del gruppo scout o della comunità capi, ecco, si dedichi a questa funzione di raccordo, di legame, e non deve essere sentito un obbligo quello di partecipare alla Chiesa, però io credo che oggi lo scautismo, specialmente in Italia, può dare un grande contributo alla Chiesa, al rinnovamento della catechesi, all'esperienza della catechesi narrativa che si può fare e si deve fare, alla possibilità di mettersi al servizio di qualche situazione che una parrocchia, per esempio, vive nei confronti dei ragazzi, nei confronti dei malati, nei confronti degli emarginati della parrocchia, eccetera. Ecco, lo scautismo ha un potenziale di servizio enorme e per il rinnovamento della Chiesa possiamo dare un contributo. È come dicevo all'inizio di questa conversazione, che dobbiamo essere capaci di novità. La novità è che i laici nella Chiesa svolgano il loro ruolo. Qual è il ruolo del laico? Sei uno studente, sei un lavoratore, sei un padre di famiglia, sei un fidanzato, e tutto questo può essere poi tradotto al femminile, no? Ecco, e i laici oggi nella Chiesa hanno una missione fondamentale, quella di essere di raccordo fra una proposta che è di spirito e una esperienza che è quella della vita di tutti i giorni. E quindi il contributo è da parte del laicato, e l'associazione Scout è un'associazione di laici, nei confronti di una realtà che raccoglie tante altre espressioni. Quindi dalla Chiesa che cosa riceviamo? Dalla comunità cristiana riceviamo la parola di Dio, riceviamo l'Eucaristia. Tutto il resto lo inventa il laico, lo inventa la famiglia, lo inventa il lavoro, lo inventa la città e lo inventa il territorio. E lo scautismo fa parte di un territorio. Può essere un territorio ristretto quando c'è un paese, un quartiere isolato, altrimenti c'è la città. C'è la possibilità anche di questa esperienza di pluralità di soggetti e si superano certe barriere, si capisce che c'è qualcosa di bello che può accomunare. Ecco, può essere anche questo un contributo grande in un territorio. Ecco, credo che anche in questo la GESCI debba svegliarsi, perché non può pensare che siano corpi separati la scuola, la società sportiva, il luogo di gioco, il luogo anche dove si va bene, ecco, ma è tutt'uno. Ecco, i nostri ragazzi devono sapere muoversi in ogni ambiente, in ogni situazione. Un capo che diventa responsabile è capace di amministrare il suo tempo, ma anche di sopperire magari attraverso nuove forme, no? E perché non fare un sito del capo che comunica via internet con i suoi ragazzi? Ecco, invece delle cazzatelle facciamo dei messaggi con i nostri ragazzi, mettiamo in rete qualche cosa che loro oggi recepiscono con tanta... C'è un capo, per esempio, di un reparto che conosco, che lavora a Roma e il sabato torna e riesce fra sabato sera e la domenica di rivedere i ragazzi del reparto, che sono ben felici di stare con lui, perché così escono di casa e possono fare cose belle insieme. Ecco, è chiaro che oggi, data soprattutto la situazione del lavoro e della frammentazione, no, delle iniziative del tempo, oppure degli studenti fuori sede,
perché fondammo a Bologna gli scout universitari? Proprio per dare l'opportunità ai fuorisede di trovare comunque un riferimento e la possibilità di fare un servizio anche fuori dalla loro città. Se vogliamo, fra le cose di poca certezza che ci circondano, lo spirito scout è una certezza. E quindi le relazioni di amicizia che si stabiliscono, il rapporto con i genitori, l'affetto dei ragazzi è qualcosa che ti dà sicurezza. Ecco, non sei solo tu a dare, ma anche a ricevere. E quindi non c'è limite nella capacità di veramente sentire che c'è qualcosa che ti sostiene, che ti può animare. Ecco. Questo uno deve inventare. E allora ragazzi di Genova, meravigliosi, vi auguro buona strada e buona caccia ai più giovani.